Come spoilerato nello scorso video, Orvieto richiede un sequel, esattamente come Ritorno al Futuro. Per cui, torniamo là, e questa volta vi parliamo del Pozzo di San Patrizio. E anche in questo sequel, amore, non ci sarà nessuna DeLorean. Cattiva! Torno là da solo e la porchetta la mangio tutta io. Senza di me? Senza di te. Malvagio. Siamo ancora a Orvieto e sì, ci stiamo affezionando alla cucina locale, tanto che pensavamo di portare a casa almeno un paio di chili. Parla per te. Io adesso scendo al Pozzo di San Patrizio e smaltisco tutto. Tutto. Non ho capito. Vuoi andare in Irlanda? Adesso? Ma no, amore. Intendo il pozzo qui a Orvieto, quello che prima veniva chiamato Pozzo della Rocca, ma poi i frati, che si erano affezionati alla leggenda di San Patrizio, lo hanno ribattezzato così. Ah, quel pozzo! Ma sei sicura di voler scendere fin laggiù? Guarda che arriva a 54 metri di profondità. Lo so, ma devo smaltire la porchetta, amore. Avanti, scendiamo giù che intanto mi racconti tutto quello che sai sul pozzo. La storia comincia con il sacco di Roma nel 1527, quando Clemente VII, per salvarsi dai lanzichenecchi che mettevano a ferro e fuoco la città, si asserragliò a Castel Sant'Angelo. Ma quello accadeva a Roma, noi siamo a Orvieto, che c'entra? Dammi tempo, adesso ci arrivo. Allora, Clemente VII vide che i lanzichenecchi erano pronti ad assediare la città per mesi e così, per uscire da quella situazione di stallo, pensò di concedergli un'ingente cifra e farli ritirare dalla città, consegnandosi come prigioniero mentre i soldi promessi venivano radunati e versati. Questa cosa che un papa paga una grossa somma mi puzza di fregatura. Infatti era uno stratagemma, un magheggio. Clemente aveva già preso accordi con Luigi Gonzaga, detto Rodomonte, che era un capitano dei lanzichenecchi, ma abbastanza cattolico da ricordarsi del Papa e aiutarlo nella fuga. Ci fu però un momento imbarazzante mentre organizzavano la fuga. Clemmy, ti devi mettere questo travestimento, così ti portiamo fuori e nessuno si sospetterà. Roddy, questi sono vestiti da donna. I lanzichenecchi, se vedono una gonna, prima violentano e poi guardano sotto. Io quella roba non me la metto. Ma dai, Clemmy, è un travestimento sicurissimo. Gli diciamo che sei la mia ragazza e vedrai che andrà tutto bene. No, 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 no. Te sei fuori di testa e non farmi quello sguardo, che io sono il Papa. Alla fine arrivarono a un accordo e Clemente, travestito da ortolano, fu trasportato in segreto a Orvieto. Sarà stato il vedere Roma saccheggiata, ma il Clemente, a quel punto, divenne un filino paranoico. Una volta arrivato a Orvieto, volle rendere la città a prova di assedio, in modo da non doversi più ritrovare a discutere con Rodomonte su che abito mettere. Perché a suo parere, il Gonzaga lo aveva guardato con un certo luccichio negli occhi, che lo aveva insospettito parecchio. Orvieto sorge su uno sperone roccioso ed è un bel posto facile da difendere. Ma al tempo non aveva fonti d'acqua proprie e così Clemente VII chiamò subito il San Gallo, il suo architetto, e gli commissionò un bel pozzo. Uno grande! Il San Gallo si ritrovò così a dover approvvigionare d'acqua una città intera. E questa era una gran brutta gatta da pelare. Fino ad allora la città si era approvvigionata a valle, mandando a prendere l'acqua con i muli. Quindi il San Gallo pensò che, visto che già c'erano, tanto valeva sfruttarli questi benedetti animali. Costruì un pozzo con un diametro di 13 metri e per scendere e risalire fece due rampe elicoidali sovrapposte una all'altra, in modo che i muli potessero scendere da una parte e risalire dall'altra senza mai incrociarsi per non creare un ingorgo stradale. Giusto, perché quando i muli fanno un frontale è sempre un gran casino. C'è da fare la constatazione amichevole, chiamare i vigili urbani, ci si perdono ore. Sarebbe stato un casino anche se il pozzo fosse stato completamente oscuro. Così il San Gallo pensò di mettere un sacco di finestre, ben 72,
che affacciassero sul condotto principale e fossero illuminate dal lucernario superiore, dando così un minimo di luce durante tutta la discesa. Purtroppo però, il povero Papa Clemente VII non riuscì mai a vedere finita quest'opera. Fu invece il solito Paolo III a goderne e far mettere i gigli dei Farnese sulla porta d'ingresso e quella d'uscita. Certo che questi Farnese sono proprio come il prezzemolo, eh? Se non li avete visti, li menzioniamo anche in altri video, come quello del Sacro Bosco e quello di Torre Chiara. Pensa che Alessandro Farnese, quello che poi sarebbe diventato papa col nome di Paolo III, era un tale spuerco che i suoi due figli, uno era dalla parte del papato, mentre l'altro, Pierluigi, era un capitano dei Lanzichenecchi. Quando c'è stato il sacco di Roma, Pierluigi ha messo il quartier generale della sua divisione all'interno della casa di famiglia, così non sono stati toccati. Ma sai una cosa? Ormai i Farnese li abbiamo nominati così spesso che ci toccherà andare a vedere la mostra su di loro. È una buona idea, tanto ce l'abbiamo a Parma, è qui comodo e vicino. Se interessa anche a voi visitarla, qui sotto in descrizione, insieme a tutti gli altri social, trovate anche il link della mostra. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina degli avvisi e condividetelo. Ciao!